Ciao a tutti, andiamo a presentare oggi il posizionamento del sondino nasogastrico per la decompressione gastrica in questo paziente. Ok, andiamo a, ovviamente come abbiamo fatto per il sondino esofagostonico, anche in questa situazione dobbiamo andare a misurare fin dove pensiamo di avere il passaggio del sondino nello stomaco, in questa situazione qui, prima di introdurlo. Ok, una volta che abbiamo il paziente posizionato sul bordo, dobbiamo mantenere una posizione neutrale del collo proprio per evitare che il nostro sondino finisca in trachea. Quindi iniziamo con un approccio latero-mediale e andiamo dentro. Ok, con accesso sempre latero-mediale andiamo a mettere il sondino, come vedete, la testa con posizionamento neutrale per evitare che ci sia deglutizione in trachea.